have some beers. First clean the dishes, then I clean my act. Times are changing, that's a fact. Everybody in the world, let's catch the wave and ride it. Il mio intervento sarà breve per dare spazio a tutti. Passo subito quindi ai ringraziamenti, iniziando proprio dal mio staff. Do un abbraccio forte ai miei collaboratori che hanno sostenuto e permesso la realizzazione del meeting Fare Impresa. Questo è stato ideato appunto per tutti quanti voi. Un altro abbraccio e un forte ringraziamento va poi a tutti gli imprenditori e manager che state qua presenti. Inoltre, ringrazio per la loro presenza tutte le istituzioni e le associazioni di categoria. Perché il meeting Fare Impresa oggi? Come sapete, l'Abruzzo, l'Italia, il mondo hanno bisogno di innovazione e di una grande rete fra le imprese e le istituzioni. Ho scritto poco, quasi già finito. Noi iniziamo questa sera questo percorso perché in questi anni ho constatato tramite la mia rivista Abruzzo Impresa la grande voglia, innovazione e rete, ed è proprio per questo che ho colto l'occasione per farvi fare un cammino sinergico tutti quanti insieme. E sicuro di tutto quanto questo, do il via al meeting Fare Impresa. Grazie per la presenza. Passo quindi la parola al mio omonimo Fabio Rossoso. Momento di chiamare qui sul palco una collega, una bravissima giornalista, l'anima giornalistica di questo mensile, Abruzzo Impresa, il direttore responsabile Nuova Lopez, oltre ad essere una brava giornalista e anche una bellissima ragazza, mi consenti di dirlo, ragazza che ancorché donna, allora, Eleonora Lopez, questa serata è un po' il successo, il coronario di un anno di lavoro, tanto impegno, tanta fatica, tante soddisfazioni ovviamente, un'avventura iniziata circa 6 anni fa, tantissimi numeri che avete realizzato e ho preso, raccontaci un po' questa lunga avventura. Innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti alla prima edizione del meeting Fare Impresa. E oggi siamo qui per far incontrare in un'unica serata tutti gli operatori economici del nostro territorio. Infatti Fare Impresa è una delle mille idee del nostro editore Fabio De Vincentis e nasce proprio con questo obiettivo. Questa sera ci teniamo a farvi incontrare, parlare, relazionare, perché crediamo che sia molto importante oggi, anche se è un termine un po' abusato, però fare rete, specie in un momento così difficile. E Fare Impresa ha appunto questo obiettivo, diventerà sicuramente un appuntamento immancabile, quindi ogni anno già vi invitiamo per l'anno prossimo a essere nuovamente qui e chiaramente nasce perché c'è Abruzzo Impresa. Abruzzo Impresa, come diceva giustamente Fabio, è proprio questa sera al 60° numero e a maggio dell'anno prossimo compierà 6 anni ed è una realtà ormai consolidata e diciamo, siamo sempre più soddisfatti di questo nostro progetto. Dove volete arrivare? No? Ma io credo che si possa fare sempre di più e che si possa crescere. Probabilmente l'obiettivo è allargarsi al di fuori della regione, però crediamo che sia importante comunque far conoscere le aziende abruzzesi agli abruzzesi, perché molte volte capita che gli stessi nostri conterranei non conoscano queste realtà che invece sono splendide. Io ho la fortuna, essendo appunto il direttore, di andare a conoscere personalmente tutte le realtà che sono poi le nostre copertine, che sono un po' le protagoniste di questa sera. Ho conosciuto aziende molto diverse,
hanno compiuto un secolo di vita o la prima generazione, però devo dire che sono tutte quante accomunate da un'unica cosa, la passione per il proprio lavoro e una determinazione, una tenacia che mettono ogni giorno per cercare di contribuire a far crescere il nostro tessuto. Ovviamente siamo qui per il premio Aquila Reale, che è alla sua quarta edizione, quindi abbiamo già premiato delle altre copertine degli anni e questa sera ne premeremo altre. E le copertine del Abruzzo Impresa rappresentano un po' l'eccellenza della nostra regione, sono tutte, come dicevo, realtà differenti e unite però dalla determinazione. Ci tengo a dire una cosa simpatica che è nata un po' con degli amici che sono stasera qui a cena con noi, che è il sondaggio di Abruzzo Impresa, che potete, visitando il portale www.abruzzoimpresa.it, potete votare la copertina più bella di Abruzzo Impresa. E quindi vi invito a votare, mi dicono che se la giocano due aziende, sono entrambe presenti, quindi le nomino, che sono Telcom e Reginella, quindi insomma... Dato un bel applauso a questi due protagonisti che hanno fatto in questo intelligente sondaggio. Poi no? Perché il mio voleva essere un saluto, però permettetemi un ringraziamento. Chiaramente io il successo di un evento è sempre merito di un gruppo e mai di un singolo, quindi io saluto e ringrazio tutto il mio staff, la Eco Italia, la DWF, che con impegno e tenacia hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. E vi voglio lasciare con una frase, come ho fatto due anni fa, questa volta visto che a mio avviso in questa sera è un po' radunato in me di Abruzzo, vi lascio una frase del nostro conterraneo Benedetto Croce e poi vi auguro buona cena. Allora, quando c'è bisogno non solo di intelligenza agile e di spirito versatile, ma di volontà ferma e di persistenza e di resistenza, io mi sono detto a voce alta, tu sei abruzzese. Grazie, grazie a tutti. Per questo tuo intervento conciso ma significativo.